Settimana sui miei canali ci sarebbero stati degli ospiti e insomma iniziamo subito con un ospite di grande peso del mondo dell'open source in generale, del software libero, che è Stefano Maffulli. Dimagrendo. Stefano Maffulli che come dire, vanto di averlo tra i miei amici anche personali, nel senso che non è solo un contatto legato all'ambito lavorativo, ma anche un amico. Ci siamo incrociati in realtà, ci siamo conosciuti per ragioni professionali. Prima volta, se mi ricordo bene, era a un convegno organizzato dal professore con cui mi sono laureato in giurisprudenza, che si occupava di diritto d'autore. Stefano era venuto all'epoca come eri il portavoce della Free Software Foundation Europe per l'Italia, no? Eri stato presentato come architetto Maffulli, se ti ricordi bene, Bei perché tempi, bei sì, tempi, era effettivamente io forse sono era il 2002, laureato in architettura. 2002-2003, erano penso più o meno quegli anni prima. Esatto. E Sì. sai, in ambito accademico si usava, era un convegno un po' rigidino, no? Se ti ricordi, un po' formale, quindi si usavano, si cercava di sottolinearli i titoli, perché non è, non, insomma, sei architetto davvero, no? Quindi il tuo background viene dal mondo dell'architettura, però poi hai preso una strada molto più legata alla tecnologia, al software e al management in ambito software. Sì, Più di come quanto ci si sei pensa, arrivato? Nel perché senso, in com'è il effetti. salto dalla laurea in Esatto, architettura? sembra più. Sembra un salto lungo, ma alla fine per me ha un senso particolare. Perché ricordo di una delle prime lezioni di tecnologia dell'architettura. Il professore ci disse: voi studenti non sapete assolutamente niente di architettura né di tecnologia. È l'unico, il modo migliore per scoprire come si fa l'architettura, come si costruisce un palazzo, è quello di andare in giro e guardare gli altri, imitare gli altri, imparare dagli altri, leggere sulle riviste. E mi ricordo che ci disse questa cosa: voi siete hard disk vuoti come studenti, andate in giro e riempitevi di informazioni, Hard riempitevi disk vuoti è di conoscenze. interessante, hard disk vuoti. E E quindi da da lì lì ti ha che. detto, ma forse cioè, fare l'architetto lo si può fare in tanti modi, no? Nel senso che, cioè, allora, diciamo che in generale una laurea in architettura già ti pone in un'ottica di creatività, no? Nel senso probabilmente è una delle, diciamo, tra le lauree classiche, è quella che ti pone in un'ottica di creatività, di trovare soluzioni anche gradevoli e piacevoli esteticamente. Ma poi tu hai fatto anche, se ricordo bene, un MBA, no? Un master in Business Administration al Politecnico, Politecnico alla di Business sì. School del Politecnico di Milano. E da lì poi hai preso il volo verso gli Stati Uniti, se ricordo bene, no? Più o meno il periodo era Sì, quello. più o meno coincidente, esatto, sì. Esatto, perché dopo questa esperienza appunto come portavoce di Free Software Foundation Europe, diciamolo per chi non conosce, perché non è detto, non diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, perché la mia pagina è aperta a un pubblico anche abbastanza generalista, però insomma Free Software Foundation è l'ente che presidia a livello internazionale, a livello mondiale, ai progetti di software libero. Ed è nato, è stato uno dei primi enti no profit. Nati negli anni 80 dalla mente, diciamo, del primo fondatore di questo movimento, Richard Stallman, e che ancora adesso è uno degli enti di maggior riferimento. Ce n'è un altro che adesso citeremo quando arriviamo diciamo, al motivo vero di questa intervista, che fa più o meno lo stesso lavoro, ma lo fa diciamo, svolge più o meno lo stesso ruolo, ma lo fa in un altro modo, passando da altre vie. Però dicevo, scusami, giusto per fare un riassunto della tua storia, poi sei arrivato negli Stati Uniti in quel di San Francisco, insomma, un posto anche quello non proprio casuale, no? Perché quando sei arrivato nella Silicon Valley in San Francisco erano gli anni d'oro, probabilmente, no? 2010, 2009-2010. Oddio, sì, 2009-2010. Erano gli anni in cui Insomma, gli anni d'oro erano finiti e c'era erano già finiti, un'enorme no? crisi finanziaria. Beh, c'era un'enorme crisi finanziaria in corso alla fine del Ah, beh, sì, 2008-2009. scusami, C'è certo. stata la mega, Quella sì, però mega crash. erano gli anni d'oro delle start-up, del digitale. C'era questa. L'anno esatto.
Decisamente, dei insomma, social, no? Cioè. quella zona lì, i social media, esatto, sono nati più o meno in quel periodo e effettivamente tra il 2010 e oggi la zona della Silicon Valley ha fatto una cavalcata enorme dal punto di vista di crescita finanziaria e tecnologica. Io ho avuto il piacere poi appunto di raggiungerti, fra virgolette, nel gennaio del 2011. Sono venuto lì a San Francisco per fare un'altra cosa, nel senso io ero lì per fare una sorta di internship legata al mio dottorato a Creative Commons, la sede di Creative Commons, quella vecchia che era nella City di San Francisco. Adesso si sono spostati a Mountain View, però insomma era abbastanza limitrofo ai tuoi temi, ai temi diciamo di cui parliamo oggi, cioè quindi software libero, open source. E io ho avuto questa impressione che insomma quello fosse un periodo ancora d'oro. È vero che c'era la crisi finanziaria, quello sì, Sì, però c'era quella è sensazione durato poco. che lì succedevano le cose, no? Cioè vivere in quel posto anche per quei 5 mesi che io ho avuto il piacere di passare lì, c'era questa sensazione di essere un po' al centro del mondo. Se ti occupavi di questioni legate al digitale, alla tecnologia, ai social, i social erano probabilmente il loro momento migliore, perché c'era ancora quell'illusione che sarebbero stati una grande innovazione che avrebbero portato le vite degli esseri umani a migliorare. Non si era ancora capito che potevano avere poi una deriva non proprio piacevole come quelle che stiamo vedendo in questi anni. Detto questo, però, tu nel 2011, quando io sono venuto a trovarti, lavoravi per Twitter, quindi abbiamo appena detto Sì. che Lavoravo erano gli anni d'oro dei social, e infatti sei finito lì, e anche lì. a Twitter a pensarci durante il periodo della primavera araba. Ah, Ricordo sì, di è essere arrivato vero. in ufficio una mattina di tro aver trovato tutto il mio team, che era il team internazionale dentro Twitter, diciamo, il primo team internazionale. Ed erano tutti in fibrillazione perché si era fatta una lunga nottata tecnologica per cercare di tenere aperti i canali di comunicazione in Egitto, cercare di aggirare le censure, di fare in modo che Twitter in quel periodo lavorava ancora molto via SMS e quindi si potessero mandare i messaggi tramite SMS, che Mamma fosse mia, tutto hai detto aperto. una cosa che per alcuni dei follower della mia pagina probabilmente è ignota, cioè il fatto che Twitter nasceva per essere utilizzato via SMS, cioè tu facevi un post su Twitter scrivendo un normalissimo SMS dal tuo cellulare che veniva inviato ad un numero che poi lo pubblicava sulla piattaforma. Lo pubblicava sulla pubblica forum Il e primo poi embrione faceva di anche il Twitter. broadcast di SMS ai tuoi follower. Quindi era una messaggistica da uno a molti, mediata Ed dalla è il motivo, piattaforma. Sì, forse originariamente era non tutti lo questo. sanno, del motivo per cui i tweet avevano la lunghezza di 140 caratteri, perché 160 erano i Esatto. caratteri massimi di un SMS, 140 erano quelli necessari per scrivere il tweet, e poi gli Esatto. altri 20 servivano per C'era questioni un po' di tecniche. metadata, sì. Esatto. E vabbè, quando sono venuto a trovarti a Twitter avevo Altro avuto mondo. un'impressione davvero, insomma, Eldorado, no? Cioè, per me che ero un osservatore del mondo dei social, io stavo facendo un dottorato all'epoca il mio dottorato era in società dell'informazione, quindi si studiava il digitale con un approccio più da scienza sociale che da technology veri e propri, e lì mi ricordo questa cosa, ero venuto a trovarti. E c'erano dei ragazzini che sembravano dei ragazzini no, del liceo, che io ho detto: ma avete qualcuno del liceo che è venuto in visita? E tu mi hai risposto: no, no, questi sono gli sviluppatori. No, mi ricordo che avevano fatto sta battuta. No, no, questi hanno 19 anni, però è il team di sviluppo. E lì mi sono reso conto di che tipo di mondo diverso fosse. Poi Era un c'ero tornato. mondo diverso anche per me, perché effettivamente nonostante il salto verso la Silicon Valley l'ho fatto da Pavia, partendo da Pavia fondamentalmente, da Funambule, che era un'azienda italiana, che ancora esiste, un'azienda italiana fondata a Pavia da un italiano che invece aveva i fondi raccolti, finanziata da venture capital negli Stati Uniti. Quindi mi trasferì lì, grazie a Funambule, a Fabrizio Capobianco, Che abbiamo e pur incontrato là, tra venendo da l'altro, perché un'azienda dove si giocava a calcio balilla durante le pause pranzo, anche a Pavia, quando sono arrivato a Twitter c'era un altro mondo, c'erano pasti gratis, colazione, pranzi, cene, sì, mi ricordo c'era un questa. tiki bar in ufficio, ti ricordi? Sì, mi ricordo che mi hai portato una sorta di
angolo lounge dove c'erano delle. Potevi prendere tutte delle merendine, dei no, tipo Sì, certo, cioccolati, gli snack snack, proprio. come dire, così a iosa senza dover rendere Ricordo conto a le proteste quando nessuno. finivano i succhi di cocco, C'erano le proteste, di ah, acqua di cocco. perfetto. Sì, Ok. c'erano No, no, ma proteste devo che ammettere che è vincevano stata gli veramente snack. un'esperienza. Avevo visto un mondo. Poi c'ero tornato nel 2014, se ti ricordi, ero tornato a San Francisco d'estate, che non è proprio il momento migliore per andare a San Francisco. Ed ero tornato a Twitter perché un'altra persona, tu non lavoravi più lì, mi aveva invitato e avevo già visto un po' di differenza, era già cambiato un po'. Probabilmente andando adesso vedremmo un mondo ancora diverso. Però sì, mi ricordo che all'epoca Twitter tu eri il vecchio della situazione, o sbaglio, no? Nel senso che erano tutti giovanissimi, Tocchiamo questo cioè tasto. tu avevi 40 anni, no? Cosa avevi? 40, poco più di 40 ed eri già tra quelli vecchi. Vabbè, comunque, da lì poi hai lavorato per OpenStack e poi hai collaborato anche, cioè hai sempre collaborato anche con vari progetti, OpenStreetMap ad esempio mi viene in mente, sempre legati al mondo open, che poi è open source in senso software puro, o open nel senso più ampio, appunto, OpenStreetMap si occupa di dati geografici open, no? Vabbè, sono temi che sulla mia pagina vengono trattati molto. E l'hai fatto un po' da freelance, un po' da consulente, se non ricordo Sì, male. C'è avuto sempre una un po', fase. sempre con quell'approccio del mio vecchio professore di architettura. Abbiamo bisogno di condividere conoscenza come umani. Sono una persona curiosa, mi piace andare a guardare altri come stanno risolvendo i loro problemi. Lavorativamente ho sempre lavorato nell'ambito come direttore marketing, lavorando con community, sia community di prodotto, community costruite intorno alle aziende oppure in OpenStack, community più ampie di consorzi, di imprese, lo definirei più che una non profit di tipo caritatevole. E con quell'ottica lì, poi alla fine, anche nel tempo libero, mi sembra affascinante, sempre divertente occuparmi di guardare altre comunità, come si sono organizzate, come strutturano le loro collaborazioni, quali progetti seguono. Con OpenStreetMap e altri progetti, insomma, ho anche fondato un piccolo progettino che si chiama Resiliency Maps, lavorando in preparazione, come per prepararsi per essere, per essere pronti in casi di emergenza da qualunque parte del mondo dove ti trovi. Sì, mi ricordo che OpenStreetMap aveva avuto una bellissima, cioè, come dire, un esperimento ben riuscito con Haiti, se mi ricordo bene. Quando ero Sì, venuto a San sì, Francisco sì. avevamo parlato proprio di quello perché, vabbè, avevamo partecipato ad una presentazione proprio a Creative Commons e si era parlato anche di quell'esempio. Da lì si è capito come gli open data, in questo caso, sono strategici proprio per avere una risposta pronta e efficace in situazioni di emergenza. L'avremmo Sì, gradito come risposta anche. all'emergenza effettivamente ce n'è molto di col progetto Humanitarian OpenStreetMap. Sì, Hot. hot, sì. Ci sono molte cose interessanti. È chiaro, la pandemia ci ha cambiato, ha introdotto e ha definito meglio, ha fatto rendere più comune l'uso del termine resilienza. L'ha fatto anche Ma abusare. dall'altro caso, sì, anche Adesso abusato, lo troviamo. certamente è diventato fastidioso, non ne Esatto. possiamo più perché dobbiamo riprenderci. Però effettivamente essere pronti. Fino a 2 anni fa essere pronti significava, almeno nella nostra mente, nel progetto Resiliency Maps, voleva dire essere pronto a un terremoto, essere pronto a uno tsunami, essere pronti ad un evento, a incendi nella zona di San Francisco, sono purtroppo fastidiosissimi, oppure comunque eventi che hanno una restrizione geografica e un impatto temporale tutto sommato limitato o conoscibile. Una pandemia ti prepara ha un impatto prima di tutto mondiale, cioè siamo tutti sulla stessa No, tra barca l'altro, guarda, ed è decisamente più rimando ad lungo. un'altra mia intervista che ho fatto con un altro ospite, il discorso degli open data sulla pandemia, che ci sarebbero ancora tante cose da dire perché almeno in Italia, insomma, Non è finita, non è ancora però. finita la battaglia, nel senso, cioè, allora, non è ancora finita la pandemia, questo siamo tutti d'accordo, forse pian piano stiamo vedendo la luce,
ma la battaglia su avere i dati aperti relativi ai dati appunto epidemiologici e a altri dati che sono strategici per gestire l'emergenza sanitaria, insomma, cioè, rimando appunto al sito Dati Bene Comune, che è stato proprio creato per sollevare il problema della poca trasparenza nella gestione di queste situazioni. Però vabbè, in qualche modo l'abbiamo poi portata a casa, però rimaniamo su di te. Adesso arriva la notizia, ammetto che mi ha sorpreso, nel senso che ogni tanto noi ci sentiamo per parlare del più e del meno, però in quel momento lì non ci stavamo sentendo da qualche settimana. Arriva su LinkedIn, mi arriva notifica: attenzione, Stefano Mafulli ha cambiato lavoro, è diventato Executive Director di OSIDI, Open Street Initiative, che era l'altro ente che stavo nominando prima. Cioè, quando si parla di software open source, solitamente ci sono queste due parrocchie, passami la battuta, o forse tre, cioè nel senso i grandi enti sono la Free Software Foundation, la Open Source Initiative e la Linux Foundation, no? Più o meno, poi ci sono tutte le altre loro sotto, con sorelle e via dicendo. E quindi, diciamo, sei un po' tornato a fare il lavoro che facevi prima, o sbaglio? In un ruolo forse diverso, nel senso che Non sbagli, non sbagli. quando ci siamo conosciuti eri un portavoce per l'Italia della Free Software Foundation. Adesso sei il capo mondiale, non sei, cioè sei diventato executive director però dell'altra parrocchia, cioè della Open Source Dell'altra Initiative. parrocchia, eh. E come vivi questa cosa? Giusto, Cioè, è giusto. percepita come Non ho avuto un paura. tradimento, un passaggio alla concorrenza o... Ma no. No. In realtà sono sempre stato convinto che, allora, magari ci conviene fare un attimo un discorso iniziale, cioè raccontare un po' come il free software, il software libero che è stato definito all'inizio degli anni 80 da Stallman, da un gruppetto legato alla Free Software Foundation, ha un approccio, mette davanti l'etica. Mette davanti una necessità di rendere il software accessibile a chiunque, perché è la cosa giusta da fare. L'enfasi è sulla cosa giusta. E perché, come diceva il mio professore di architettura, la scienza deve essere diffusa. Per diffonderla deve essere documentata, deve essere possibile per uno studente andare a chiedere in giro come hai fatto, come hai risolto questo problema, come posso imparare. Se non avessimo la storia dell'architettura, non so, come si costruiscono i ponti dai tempi dei romani, così ben documentati, oggi probabilmente non faremmo ponti alla stessa maniera, cioè ci sarebbe un altro tipo Di di approccio. approccio. Allora, per tutte le scienze, cioè ci sono libri, c'è documentazione, le sentenze nei tribunali sono libere, sono accessibili, mentre per il software, di colpo, negli anni 80, quando si è introdotto il diritto d'autore per tutelare il software, l'informatica, da quel momento in poi cominciava a scomparire questo principio di condivisione della conoscenza. Il Infatti, codice non era più leggibile. prima parlavi di mettere l'enfasi sugli aspetti etici, no? Se uno va a cercare la definizione di software libero, trova le famose quattro libertà, no? Cioè, se dobbiamo dare una definizione sintetica di che cos'è il software libero, si risponde, diciamo, correttamente alla domanda, se fosse un esame universitario, con queste quattro libertà, che sono Esatto. quelle che gli ideologi del movimento a metà degli anni Ottanta hanno stabilito. Cioè, il software per essere libero deve essere libero in questi quattro significati, in queste quattro forme. Però poi qualcun altro, pochi anni dopo, ha iniziato Sì, poi qualche anno dopo, a infatti declinare il qualche anno fenomeno in modo dopo si è diverso. cominciato a creare, entro pochi anni si è cominciato a creare un'industria intorno a questo software libero e l'approccio dogmatico, quell'approccio del giusto dava un po' fastidio, si andava, ma non è, era poco spiegabile, era difficilmente spiegabile Agli alle aziende che imprenditori, certo. volevano, all'imprenditore, era Sì. difficilmente spiegare, sì, è giusto, ma io devo anche remunerare gli investitori. E così, anche perché in inglese free software c'ha questa cosa che è gratis e si confonde il termine. Un gruppetto di persone si creò questo nuovo neologismo, con il neologismo open source software, e lo spiegò invece che con le quattro libertà della Free Software Foundation, con
9 punti, che tutto sommato sono un modo diverso di spiegare la stesso Lo concetto. stesso. Tant'è che Quindi non, alcuni. nessuna discriminazione, nessuna limitazione al tipo di uso. Quindi fondamentalmente i quattro concetti, cioè no, il software che ricevi devi essere in grado di poterlo studiare, di capire come funziona, modificarlo, ridistribuirlo. È il quarto che non mi viene in mente. Però. Studio, uso, modifica e ridistribuzione, ecco, Ok, sì. sono i quattro concetti, le quattro libertà che devi avere. Praticamente dicono la stessa cosa. Sì, Quindi allora. io da un Tant'è che, guarda, in lato molti ho sempre articoli. No, pensato che fossero a praticamente gli stessi concetti. volte io da giurista, no, che mi occupo delle licenze in senso più lato, quindi per me che sono giurista, chiamarlo in un modo o nell'altro non cambia molto perché le licenze che ci stanno dietro sono spesso le stesse. Infatti, a volte si usa un acronimo FOSS che è brutto, è cacofonico, però mette insieme, diciamo, i due fenomeni, free and open source software. Però ecco, Sì, dietro ci sono, sono. come ho detto prima, due parrocchie, che era una battuta ovviamente, però è una metafora per dire che ci sono due enti che presidiano a questo mondo, sono due enti no profit, organizzazioni internazionali no profit, che diciamo vigilano, sorvegliano, ma finanziano anche progetti mirati allo sviluppo e alla diffusione del software libero o software open source. E quindi adesso tu sei diventato invece executive director, quindi direttore esecutivo dell'altra, cioè della Open Source Initiative, che è quella che appunto è stata fondata, qualche anno dopo, primi anni 90, se ricordo, 91 deve essere, Sì. qualcosa del genere, Sì. 91-92, appunto, in cui si focalizza l'attenzione non tanto sull'aspetto etico-filosofico, ma sull'aspetto tecnico dell'apertura del codice sorgente, disponibilità del codice sorgente, da lì open source. E il tuo ruolo, però, ho notato, leggendo gli articoli che avevano annunciato questa notizia, che questa funzione, questa carica di direttore esecutivo prima non c'era ed è stata creata ad hoc. Prima Ebbene. cosa c'era? Cioè, nel senso, com'era la Allora, governance? l'associazione esiste da oltre 20 anni e ha avuto sempre è sempre stata formata da volontari, quindi i direttori, quelli del consiglio di amministrazione, i membri del consiglio di amministrazione venivano eletti, ma ed erano anche attivi, Cioè, erano cioè imprenditori era. che facevano il loro mestiere, nel frattempo erano anche parte del. Esatto, nel tempo libero lo dedicavano all'associazione, ai programmi, alla gestione dell'associazione, nonostante ci fosse un general manager pagato prima. Questo general manager era fondamentalmente però a servizio delle attività che ognuno dei direttori voleva portare avanti. Ok. Questo ovviamente ha. Diciamo, in una fase di crescita diversa, a un certo punto all'inizio del 2018, i direttori dell'epoca, del periodo, in quel periodo, hanno cominciato invece a notare come ci sono dei grossi limiti quando si è così, perché con il ricambio generazionale, le nuove leve, i nuovi eletti nel board, ognuno aveva il proprio progetto, la propria idea di quello che poteva essere una priorità, e ovviamente magari arrivavano con ottime intenzioni, poi magari uno cambia lavoro, ha questioni personali, e questi progetti spesso venivano avviati e rimanevano un po' non completati, nonostante le ottime intenzioni di tutti. Quindi, da un lato, l'organizzazione ha continuato a proseguire con la sua missione, che è la parte più importante, la cui parte più importante è decisamente quella di mantenere la lista di licenze che sono approvate, ovvero che hanno quel bollino di approvazione. Queste licenze corrispondono e incorporano i principi della definizione dell'open source, dell'open source definition. Ma le attività all'atere. Quindi attività di promozione, le attività di comunicazione, le attività di coordinamento anche di altre associazioni, queste erano lasciate ai volontari.
che vanno e vengono. Esatto, e quindi c'era un po' di dispersione delle risorse, poca efficacia. Quindi da lì la scelta di avere un manager che abbia un ruolo un po' più appunto esecutivo, come Esatto, dice la sì, che parola possa stessa. essere esatto, esecutivo, quindi che praticamente il mio ruolo è quello di definire insieme al board, insieme al consiglio di amministrazione, definire una strategia. Loro hanno iniziato prima che io arrivassi, cioè è un percorso che è iniziato nel 2018, si è sviluppato nel 2019-20, di rinnovamento dell'organizzazione, cioè sono cambiate alcune regole interne, è cambiato il modo in cui è cambiato il ruolo del consiglio di amministrazione stesso, ci sono nuovi titoli, non c'è più un presidente, c'è un chairperson, che non so in italiano come si individua, ma insomma non c'è più un presidente, ci sono, e quindi rifacendoci a quello che stavo dicendo, è un percorso che è iniziato da un po' con l'obiettivo di raccogliere fondi per avere abbastanza cuscinetto da poter assumere una persona con una discreta esperienza, almeno una, e poi anche continuare con le persone che abbiamo. Adesso nel mio team c'è una persona che si occupa di fundraising, di raccolta fondi, quindi è Che nel no responsabile profit è della sempre il problema, crescita. nel no profit è sempre il problema delicato, no? Fundraising vuol dire andare Direi a anche raccogliere. nel profit. Sì, però ecco. C'è una persona che si occupa del marketing, un marketing manager, e la persona che si occupa di finanze. Quindi queste, scusami, sono Sì. risorse che ti sei trovato tu, cioè Che ci sono già, no, Ah, c'erano c'erano già, già, le quindi hanno tu sei assunte, le chiamato, stato hanno. chiamato a coordinarle sostanzialmente. Esatto, praticamente a conclusione di questo ciclo in cui il board ha ridefinito la missione e la visione per l'associazione per i prossimi 3 anni. Con questa base adesso stiamo definendo, finendo di completando la visione strategica, cioè il piano strategico per il prossimo anno, e da lì partiremo a lancia in resta per la carica Ok, quindi del scusa, 2022. prossimi step, se ti chiedessi cioè, No, cosa c'è prossimi in step, cioè pentola, sempre se decisamente, puoi dirlo allora c'è ovviamente. un grosso. Abbiamo già individuato quelli che sono i grossi temi su cui lavorare, e decisamente c'è da fare un lavoro di rifinitura su quello che riguarda le licenze. Il sito web adesso, se vai su opensource.org/licenses, trovi la lista delle licenze Le approvate. solite 80 qualcosa lì, ci sono circa 82, 83, se non so sono. Circa, esatto. Però l'ultima volta con cui sono state categorizzate praticamente è stato 20 anni fa, quasi 20 anni fa. E alcune di quelle categorie non hanno più senso. Alcune di quelle licenze stesse ci si chiede se è ancora valido continuare a dire che sono utili, perché magari sono abbandonate, non sono mai state utilizzate, sono state approvate anni fa, quando storicamente c'era un significato, c'era un motivo per approvarle. Oggi, che siano ancora in quella lista, nonostante siano decadute, stiamo pensando di rivedere i criteri con cui vengono categorizzate. Ma anche vogliamo rivedere il modo in cui vengono gestite le revisioni. La revisione di Nel cosa? La 2018, revisione di cosa? Scusa. delle licenze stesse, Ah, quando una nuova ok. licenza viene Ogni sia tanto. le nuove licenze che vengono proposte. E nel 2018 c'è stato un gran baccano su un paio di licenze che sono state proposte da aziende che hanno ancora un'esigenza di business. Mi sto riferendo a MongoDB, a Elastic e altri di questi gruppi di aziende che hanno un modello di business che potrebbe essere attaccato da Amazon, insomma, dei grossi cloud provider. E a un certo punto, tra il 2018 e il 2019, hanno iniziato a contestare la definizione di open source perché, secondo loro, non c'è una licenza che previene, che consente a loro di continuare a fare business, ma previene che
il fatto che Amazon possa appropriarsi del loro codice e fornire servizi concorrenti senza dare niente in cambio. È un problema serio, è un problema Certo. che esiste da tempo, che non è facilmente risolvibile, e che però loro hanno affrontato, queste aziende l'hanno affrontato proponendo una licenza e modificando anche la licenza di Apache, cioè hanno provato a fare un pochettino di proposte, ognuna delle quali però rapidamente, se abbiamo la comunità legata all'Open Source Initiative e il License Committee, il comitato che fa le revisioni delle licenze, non poteva approvare come licenze open source perché contengono una chiara violazione di uno dei principi di base, che è quello di non limitare l'uso, e di non discriminare verso chi usa e distribuisce. Quindi bisogna cercare altre alternative, poi Una bella gatta ovviamente da pelare che ti dovrai. è Scusa, una sulle bella gatta da licenze, pelare, in una effetti. provocazione che mi è stata trasmessa dal nostro amico comune Carlo Piana, che le licenze, cioè quella lista di licenze rischia di allungarsi un po' troppo, e quando si allunga, quando si. Appunto, le licenze sono sovrabbondanti, il cosiddetto license proliferation, no? Cioè questa nascita di licenze anche quando non serve, no? Perché tutti vogliono avere la propria licenza, metterci il marchietto, quindi cambiano 3 righe di una licenza e dicono: ah, questa è la mia licenza. Il rischio è che poi appunto si crea ancora più confusione, perché purtroppo le licenze open source non sono proprio la cosa più semplice da spiegare. Io mi ci rompo la testa da 15-20 anni circa, e sto imparando adesso forse a capire cosa bisogna fare e come vanno interpretate. Più si allunga quella lista, e quindi per spiegare a chi non è del settore, cioè quindi più mettiamo a disposizione del pubblico licenze che vengono considerate formalmente come coerenti con l'open source, vuol dire che poi queste licenze vengono anche utilizzate per i progetti, e si creano spesso duplicazioni, sovrapposizioni di progetti che hanno licenze che magari per poche clausole non si parlano, non sono compatibili tra loro. Quando invece, studiando un po' i modelli di licenze open source, sappiamo che più o meno si riconducono sempre a quei 4-5 modelli di base, no? Copyleft debole, copyleft forte, copyleft di rete, non copyleft, cose, vabbè, adesso troppo tecniche e vi rimando ad altri video per chi volesse fare un approfondimento. Quindi immagino che in questa attività di riorganizzazione della lista delle licenze ci sarà anche questo lavoro. Però No, basta, non questo è uno dei piloni chiaro. su cui stiamo lavorando. Un altro è di rendere quella lista di licenze accessibili via API, così che praticamente progetti tipo SPDX o questi progetti che fanno il calc dato un container, analizzano la quantità di software che c'è dentro. Su quella quantità di software generano il bill of material, il software bill of material. Non so se se ne è parlato in Italia, se ne è parlato molto negli Stati Uniti recentemente, lo SBOM. E con quella lista, tramite l'API che stiamo progettando, sarà possibile anche avere la lista delle licenze che sono approvate o non approvate dall'Open Source Initiative. Questo è molto interessante, magari ne parliamo poi in separata sede, magari faccio un articolo oppure facciamo un'altra chiacchierata. Adesso insomma stiamo già parlando da Volentieri. oltre mezz'ora, direi che insomma un po' di cose le abbiamo dette, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere nello specifico. Siamo un'organizzazione globale, quindi nonostante siamo di base negli Stati Uniti e la maggior parte del materiale che abbiamo sul sito è in inglese, Però siete siamo ben sparpagliati in tutto il disposti ad mondo. avere. Ed abbiamo anche soci individuali, cioè non solo sponsor come aziende, Ma ma soci anche individuali, quindi liberi chiunque voglia professionisti, persone sostenere. appassionati, sviluppatori che si possono associare, sostenere e far parte. Ok, quindi lanciamo questo appello assolutamente utile per sostenere la causa. Non so se tra le varie tue funzioni ci sia anche quella di
assolvere i peccati, però io ti ho intervistato da un software che ovviamente non è open source e lo vedranno, quindi lo dico subito, faccio ammenda pubblica perché si capisce dall'interfaccia, quindi anche senza dirlo avranno capito che stiamo usando un software proprietario. Se mi dai questa assoluzione formale, io saluto. Non è il mio compito. Abbiate pazienza, io non sono un Sì, gran tecnologo e quindi uso quello che siamo ho. pragmatici. Va bene, grazie a tutti. Commenti e eventuali approfondimenti li potete scrivere qua nei commenti del video, poi sicuramente Stefano li vedrà, io avrò modo di farglieli vedere. Lui non è molto sulle piattaforme, su alcune piattaforme social diciamo che non ti troviamo, però farò in modo io di farteli vedere. Grazie per essere stato con me, con noi per questa chiacchierata, molto interessante e molto utile, e in bocca al lupo per questa sfida, perché in effetti, insomma, avrai un bel po' di lavoro da fare e siamo curiosi di vedere come andranno le cose. Va bene? Grazie mille. Grazie Stefano e ciao a tutti. Grazie.